Pronto? Ciao. No, oggi non posso venire, devo lavorare. Facciamo domani? Dove? Sulla spiaggia della Bucaccia, verso le 17? Ok, ciao. La storia che mi appresto a raccontarvi parla di un duplice omicidio avvenuto nel piccolo e ridente paese di Vada. Un caso che, prima di risolvere, mi fece ammattire non poco. Ma è da qui che inizierà la brillante carriera del commissario Gelli e del suo assistente Gaspare. Cadavere? Già, è già il secondo nel giro di poche ore, troppo per un piccolo paese come Vada. Ieri verso le 17 è arrivata in centrale una chiamata anonima. Un uomo con voce concitata, come se avesse fatto una lunga corsa, ha dichiarato di aver assistito a un omicidio. Però non ha fatto in tempo a dire né da chi è stato commesso questo omicidio né dove, in quanto la telefonata si è interrotta bruscamente. Siamo riusciti a rintracciare il luogo della chiamata. E abbiamo trovato all'interno di una cabina telefonica un uomo accoltellato. Certo, remo giudici, un pescatore. Ma allora il cadavere che andiamo a vedere ora potrebbe essere quello visto dal pescatore ieri? Mi stupisci sempre di più, Gaspar. Comunque, andiamo sul luogo e vediamo di trovare qualche indizio che potrà rivelarci in portata. No, siamo della polizia. Sta fredda, Mario, il cadavere? Sì, mezz'ora fa sono passata. Lo conosci? No. Non mi sembra di averlo mai visto. Ti scatta le foto, no? Vediamo un po'. Chi è? Michele Falchetti. Nel portafoglio non c'è altro, guarda. Basta così, tenente? C'è soltanto questa tesserina di un nightclub Tropics, sì. E questa è una ricevuta di giocata alle corse. Ti fai una cosa, continua a scattare le foto, poi chiama subito la scientifica e il medico. Okay, entro domattina voglio sulla mia scrivania le fotografie, prefetto medico e il rapporto della scientifica. Ok, tenente. Ah, Gaspare, sembra che quest'uomo prima di morire abbia segnato qualcosa sulla sabbia, vedi? Sembrerebbe una lettera.
Già, potrebbe essere una A, una N incomplete, oppure anche una V rovesciata, non trovi? Peccato che non abbia fatto in tempo a scrivere il nome completo del suo assassino. La cosa sarebbe stata molto più facile per noi, non trova, tenente? Sei molto perspicace, Gaspari. Mi sorprendi sempre di più, come al solito. Comunque, per ora, signorina, lei può andare. Grazie di tutto. Di niente, arrivederci. Ecco, questo sono io, il commissario Jack, ma prima di iniziare il film e lasciare giustamente spazio alle immagini, è mio dovere presentare i personaggi di questa intricata vicenda. Lui è Gaspare, il mio fido e sveglio assistente, qui è impegnato in una delle sue mansioni preferite. Questo è Michele Falchetto, barista del bar Il Gallo Nero alle dipendenze di Antonello Fasci. Antonello Cascio è questo tipo poco raccomandabile, è il proprietario del bar. Questi due sono Alex Pirelli e Guido Vanzina, comproprietari del nightclub Tropics e coinvolti in atti loschi traffici. Mentre loro sono Betty e Giada, le rispettive consorti dei prima citati boss del night. Lei è Amanda, ex moglie di Antonello Cascio, ora amante di Alex. Quelli che vedete ora fanno parte del personale del nightclub Tropics. Lulu Marlene, soubrette, cantante e ballerina del locale. Enzo Vanni, cameriere. Carmen ed Angie, le belle intrattenitrici del Tropics. Dominga, un'altra ragazza del night. Loro due sono fratello e sorella. Lui Stefano Ambrosi, titolare di una macelleria e DJ a scappatempo del nightclub Tropics. Lei invece è Sonia, sua sorella, 17enne, innamorata di Michele Falchetto. Questo bel tipo è Giorno Annucci, playboy rappresentante. Lui invece è Giulio, sa tutto di tutti, è il mio preziosissimo informatore. Queste due sono due tossicodipendenti all'ultimo stadio, si chiamano Eva Andreoni e Pamela Boni. Infine c'è Andrea Poli, detto Bull, bookmaker, scommette sui cavalli. Ma torniamo alla nostra storia. Allora Gaspari, proviamo a ricapitolare un po' la situazione di ieri. Michele Falchetto va sulla spiaggia. Probabilmente aveva un appuntamento, quindi conosceva il suo assassino. Remo Giudici, il pescatore, assiste casualmente all'omicidio. Scappa alla cabina telefonica, cerca di mettersi in contatto telefonico con noi, ma l'omicidio non segue. Lo uccide prima che il poveretto faccia in tempo a riferirci dove è avvenuto il delitto e chi l'ha commesso. Poveraccio. Come hai detto, Gaspare? No, niente, capo, parlavo fra me e me. Ma mi era sembrato di capire meglio lui che io, occhio, perché rispetto che una persona è morta. Comunque torniamo a noi. Sia la scientifica che il medico hanno già stilato i risultati delle analisi. Qui nel referto del medico c'è scritto che Michele Falchetti è stato raggiunto da due coltellate. La prima ha colpito il fegato, la seconda lo stomaco. Sembra che Falchetti sia rimasto in vita almeno una decina di secondi. In questo tempo ha lasciato sulla sabbia un segno. Un indizio che probabilmente ha voluto lasciarci per poter scoprire chi è il suo accoltellatore. Per il momento questo particolare non ci porta a nessuna soluzione. Infatti anche riguardando le foto dell'omicidio non mi sembra che si può arrivare a qualcosa di particolare. E che dici? Guardate. Forse voleva scrivere l'iniziale del nome del suo assassino, chissà.
Comunque, la morte di Michele Falchetto è stata accertata tra le 16.45 e le 17.15. Ed infatti coinciderebbe anche con la telefonata fattaci dal pescatore. Ma la scientifica del rapporto ha scritto qualcosa di interessante? Oppure... Sì, sì, questo rapporto, cioè, interessante fino a un certo punto, perché d'altra parte non è che vi siano riportati molti particolari. Infatti puoi capire che è difficile trovare delle tracce sulla sabbia, ammettendo anche che queste ci fossero. Comunque l'unica cosa della scientifica scritta sul rapporto è che il coltello usato per il duplice omicidio è del tipo che vengono usati anche in macelleria. Ma questa tesserina del Night Club Tropics potrebbe esserci utile? Penso di sì, Gaspare. Se Michele Falchetto aveva la tesserina nel portafoglio, vuol dire che conosceva bene qualche persona del locale. Infatti, penso che appena potremo faremo un salto in questo night club per chiedere informazioni sia ai dipendenti che ai proprietari di questo locale. Capo, l'ha letto il giornale oggi? Sì, il giornale l'ho letto. Vada, la malavita si scatena. Due spietati omicidi. Una telefonata anonima ha segnalato il cadavere. L'uomo era legato al mondo degli ippodromi. Il delitto legato alla lotta tra cani della malavita? Accidenti, Gaspari, questi giornalisti sanno più cose di noi. All'interno c'è anche scritto sull'omicidio, la polizia brancola nel buio. Accidenti, si è iniziato ieri le indagini. Prendi un festival. Non sono spacciati. Poi dopo abbiamo anche questa ricevuta. Ricevuta del Ducato di Cavallo. Già, Gaspar, c'è anche questa ricevuta. Comunque, materiale per indagare ce ne sarebbe abbastanza, ma è meglio non mettere troppa carne al fuoco. Procediamo per gradi. Io inizierei da altre cose. Questa ricevuta la lascerei più in qua. E allora dove ho intenzione di iniziare? Ma innanzitutto la cosa migliore sarebbe interrogare qualcuno che conosceva Michele Falchetto. Però, d'altra parte, mi sembra che non abbia parenti. Invece se... Cioè, avendo a disposizione qualcuno che ci racconta un po' le sue abitudini di questa persona, potremmo avere degli indizi molto importanti. Penso che l'ultima cosa da fare è rivolgersi al mio... quell'informatore, Giulio, sai? Lui sa sempre tutto di tutto. Speriamo ci possa fornire delle indicazioni giuste. Sì, penso di sì. Sicuramente sentito parlare dell'omicidio avvenuto ieri, quel Michele Falchetto è stato ucciso sulla spiaggia. Sai qualche informazione su di lui? Sì, io so che lavorava al bar Gallo Nero, qui poco distante, alle dipendenze di Antonio Lucas. So che negli ultimi tempi causa, non so bene, si era parlato di droga o di soldi, hanno avuto una discussione molto accesa e tra l'altro c'erano anche diverse persone presenti, però non so come poi può andare a finire questa cosa. Ho capito. Questa è un'informazione che potrà essermi molto utile, Giulio. Okay. Comunque non ti disturbo se altre volte ricorrerò a te. Ci sono problemi, sempre a sua disposizione. Perfetto, ti ringrazio. Ciao. Arrivederci. Buongiorno. Sono il tenente Gelli della polizia. Piacere. Gaspare. Piacere, in cosa possa esservi utile? Possiamo accomodarci intanto? Prego, prego. Stiamo indagando sul duplice omicidio avvenuto in paese. So che Michele Falchetto lavorava qui da lei. Cosa mi sa dire in proposito? Ha detto bene. Lavorava, in quanto alcuni giorni fa l'ho licenziato. Per quale motivo? Ma era un poco di buono, un tipo violento, spesso ubriaco. Ho capito. Comunque, da alcune informazioni che ho avuto... Ho saputo che avete avuto un litigio, si è parlato di droga, di soldi. Mi può raccontare cosa avvenne di preciso quel giorno? Per avere altre informazioni sul caso. Ma faccio pensare... Antonio, posso parlarti? Sono cose un po' delicate. Certo, andiamo di sopra.
Senti, sono già 4 mesi che mi devi pagare il lavoro. Ed inoltre voglio anche un aumento sulle percentuali dello spaccio. Ascolta, i soldi te li darò appena posso. Per le percentuali scordatelo. Non esiste. Come? No, no, io li voglio ora, subito. No, no, basta. Te con me hai chiuso. Ah sì? Allora fai duro? Allora se entro 5 giorni non mi darai tutti i soldi ti rinuncerò alla polizia per i tuoi traffici e ti lascerò nella merda. Va bene, come vuoi, come vuoi. Finisci la settimana di lavoro e poi è finita. Bene. Te la pagherà. Allora? Mi può dire per quale motivo avete litigato? Sì, c'è stato un litigio, perché gli avevo dei soldi arretrati, al momento non ne avevo, lui si arrabbiò a licenziare. Ho capito. Comunque, il mio informatore mi ha detto di aver sentito parlare distintamente di droga, soldi. Dei soldi me l'ha spiegato, ma la droga cosa c'entra? Probabilmente il suo informatore ha capito male, perché non vedo il motivo per il quale avremmo dovuto parlare di droga. Ho capito. Mi sa tanto che lei mi voglia nascondere qualcosa. Comunque, dove si trovava il giorno dell'omicidio di Michele Falchetto? Intorno alle 17. Senta, quella sera ero a casa perché mi sentivo poco bene. Era solo? Quindi nessuno può dimostrare quello che sta dicendo. No, gliel'ho detto. Gaspare, va bene. Prendiamo atto di quanto ci ha detto il signore. Per ora possiamo anche andarcene. Possiamo anche tornare in ufficio ringraziandolo di quello che ci ha detto fino a questo momento. Per ora, arrivederci. Sappiamo dove trovarla nel caso avessimo bisogno. Posso offrire qualcosa? No, grazie, mai in servizio. Arrivederci. Arrivederci. Bene, Gaspare, andiamo a questo nightclub Tropics, guardiamo un po' se qui sta, insomma, riusciamo a sapere che questa tesserina su Michele Falchetto. Cosa, se ci può portare a qualche indizio? Se è questo, direi di entrare. Che dici? Ok, proviamo a entrare. Ehi, capo, quella mi sta sorridendo. E allora cosa vuoi dire? Si sta sorridendo? Non è magari che potrei rimanere qui fuori, magari sbrigarsi le cose dentro? Come al solito, Gaspari, quando c'è da lavorare... Va bene, capo, dai. Trovi sempre il modo per tirarti da parte, eh? Io, Gaspare, non so più cosa dirti, mi stai deludendo sempre di più. Comunque, per ora entra, te trattieniti un po' la signorina, poi ti riferirò a cosa è successo dentro. Ok, campo. Come al solito, il tuo apporto a questo caso sta rivelandosi molto consistente. Ok, campo. Ci vediamo dopo. Ciao. Ciao, bellezza. Ciao. Come ti chiami? Dominga. Bel nome. Grazie. Tu? Come mai qui davanti? Beh, dentro non avevo voglia di stare. Perché? Ma lavori qui? Sì, ma stasera preferivo stare all'aria aperta. Sta bene fuori? Sì, abbastanza. Te cosa fai? Io sono l'aiutante del commissario. Ah, come mai questa visita così improvvisa del commissario? Così. Capisco. Ti chiami? È un nome un po' ridicolo. E allora? Mi chiamo Gaspare. Da cosa c'è di male? Non è un nome comune, però... Meglio così, no? Perlomeno quando una persona ti vede la prima volta, poi non se lo dimentica. Proprio per quello. Cosa fai stasera? Ma ora sono impegnato con il mio capo, però appena esci di qui andiamo in ufficio, sbrighiamo le cose e sono libero. Potremmo andare a fare un giro. Perché no? Volentieri. Dove ti posso trovare? Qui. Io sto un altro po' qua e poi non so. Sei dentro? Sì. Va bene. Perché no? Grazie.
Buonasera. Come sta dicendo? Buonasera. Senta, mi può indicare i proprietari del locale? I proprietari del locale penso che siano nell'ufficio. Comunque là ci sono le sue mogli. Comunque è possibile parlare con sì, loro? Penso che siano nell'ufficio. L'ufficio è all'entrata del night. Ho capito. Se intanto si vuole incamminare io provo a telefonare. Ok. Grazie. Arrivederci. Pronto? Sì? Sì. Guido, sta arrivando il commissario della polizia qui da noi. Ok, non ci preoccupiamo. Va bene, fallo accomodare. Che cazzo vuole questi commissari della polizia? Stiamo rompere il cazzo. Avanti. Permesso? Buonasera. Buonasera, sono il commissario Gelli. Buonasera, Alex Pirelli. Guido Manzini. Si accomodi, prego. Grazie. Il commissario ha consentito la sua visita. Sentite, sto indagando sul duplice omicidio avvenuto ieri in paese. Sì, abbiamo sentito parlare al telegiornale, abbiamo letto i giornali. E non vedo il motivo per cui è venuto qui da noi, commissario. No, ho dei motivi ben fondati per venire da voi, in quanto nel portafogli di uno dei due cadaveri, su Michele Falchetto, è stata rinvenuta una tesserina rilasciata da questo locale. Sì, sì. Venne qui un giorno a chiedere lavoro, noi eravamo al completo e quindi gli dicemmo di ritornare più avanti, che forse c'era delle possibilità di lavoro. Però gli ho dato questa tessera anche perché vedevo che veniva spesso in questo locale, era un cliente buono e quindi ho deciso di dargli questa tessera, mi sembrava logico. Ho capito. Comunque mi sembra strano, cioè una persona arriva qui la prima volta, anche se dimostra di essere un buon cliente, mi sembra strano che... No, era già rivenuto prima. Era già venuto giorni addietro, era già un po' che veniva qui. Lo vedevo che consumava, spendeva diversi soldi e quindi gli ho dato questa tessera anche se io non lo conoscevo per niente. Ho capito, su questo racconto ho alcuni dubbi, comunque per ora lasciamo perdere. Ci avete mica una lista completa di tutti i più assidui frequentatori del locale? Sì, Guido, guarda, ci dovrebbe essere. Lo faccio in questo registro. No, insomma, ecco. Ah, la cartella forse. Vediamo un po'. Sì, sì, guarda, è questo, sì, guarda. Faccio vedere. Sì, mi sembra abbastanza complesso. Comunque io analizzerò a fondo questa lista e poi vi farò sapere. Questi voi. Sono clienti che già un po' che vengono. Sì, questo tipo sì. Era non tanto, però gliel'ho dato appunto questa tessera perché era visto che era un buon cliente. Questi sono già clienti, come si può dire, affermati. Ho capito. Va bene. Per ora mi posso accontentare di questo. Comunque se c'è dei problemi noi siamo sempre a sua disposizione. Quando vuole, commissario. Sì, comunque sono sicuro che ci rivedremo perché abbiamo anche altre cose da chiedere. Non ci sono problemi. Arrivederci e buonasera. Arrivederci, commissario. Che ne dici, Alex? Per la sera ci sta chiamando nei casini. Niente in quanto l'abbiamo consegnato. Eh sì, purtroppo, se ricordi, fu quel giorno che... Ehi, Guido, ce la presenti quelle due ragazze che sono arrivate due giorni fa? Quelle due porchettine. Un vero schianto. Si potrebbe organizzare qualcosa con loro, no? Già, potremmo dire alle nostre mogli che andiamo a Roma per affari, però in realtà ce ne andiamo nella nostra villa in montagna. Perfetto. Avanti. Ciao. Oh, ciao. Ciao, carissime. Allora, di cosa stavate parlando? Ma stavo parlando di affari, contabilità, nomi di clienti, donne, uomini. Lo so io di cosa parlavate, porconi, come al solito, eh? Sempre la solita maligna, dolcissimo amore mio. Mm. Ah, Guido, ho visto dal gioielliere un bel anello. Ho capito. Di che passerò più tardi io. Scegli pure. Dai, Guido, per a proposito, abbiamo organizzato io e lei 3 o 4 giorni in montagna, cosa ne dite? Ma è veramente siamo impegnati per affari, dobbiamo recarci a Roma. Anche se fuori alcuni giorni. Dobbiamo andare a fare dei contatti con agenzie. Così. Ma un attimo, c'è il telefono che sta sulla linea privata. Sì, Stefano? Ah, ho capito. D'accordo, fallo venire. Chi è? Era Stefano, si è venuto una notizia da noi per affari. Allora, andiamo. Bisogna andare. Tanto noi fra un paio d'ore saremo a casa e vi coccoleremo tutte. Va bene, ciao. Ciao.
Chi è questo? No, non so, eh. Chi è questo? Andremo a vedere. Avanti. Buonasera. Mi dovete fare che? Alex Piani, piacere. Prego, si può parlare. Senti, ci dica. Sono venuto a parlare di lavoro. Sì. Di che genere di lavoro, scusi? Sì, ho bisogno di soldi e avrei... Ma qui guardi che il personale per ora è tutto al completo, quindi per ora non ci sono possibilità, forse più avanti, se vuole... Ma cosa avete capito? Io non voglio lavorare in locale. Come no? Ma allora a cosa si riferisce, scusa? Va bene, verrò al dunque. Ho un amico fidato che mi ha indicato voi, perché so che siete nel campo della droga. Senta ragazzo, noi qui abbiamo bisogno di gente fidata, non possiamo fidarci. Esplicarci, giovane, eh? E lei che garanzia ci può dare, scusi a noi? Volete informazioni? Tutti mi conoscono qui. Bene, ma potremmo tenere in considerazione, però noi non la conosciamo ancora bene, quindi non possiamo sapere lei cosa... se è una persona fidata oppure se ci può dare anche dei fastidi in seguito. Non so chi avete voi come... vostro spacciatore, ma... Noi ce l'abbiamo, no? Sì, abbiamo un tipo, però in quest'ultimo periodo ci sta creando dei problemi, Sì, infatti... Posso occuparmene io, posso. Può occuparsi lei, bene. Senta, che si fa? Domani ci sarebbe da fare un piccolo lavorettino. Dovremmo avere, sì, quel lavoretto potrebbe essere... Ho la, giusto la bisogno di soldi. Per iniziare. Perfetto, senta, noi per ora non gli possiamo dare tanta fiducia perché ci può comprendere, questi sono lavori delicati. Ma non preoccupatevi. E quindi, ma non si può fare, senta, io per ora gli do la nostra tessera, si può venire quando vuole dentro il night. Ah, un'ultima raccomandazione. Noi dovremo chiedere informazioni su di lei. Dovremo fatelo vedere, pure. Dovremo essere al corrente di come sta a lavorare. Non ci faccia pentire o se ne pentirà amaramente. Noi abbiamo già risolto altri casi, eh? Si ricordi bene questa cosa. Allora domani, eh? Benissimo. Va bene. Sì. E Alex, questo tipo da dove ha avuto l'informazione? Questo è un tipo molto furbo, mi sembra, perché è un tipo molto risoluto e sicuro delle proprie azioni. Senti, io per un po' dobbiamo stare tranquilli e cercare di tenerlo d'occhio. Va bene, senti, tanto domani ci sarebbe da fare quella piccola partitina di droga, no? A quel tizio. Quindi io proporrei per farlo partire con questa cosa qui, tanto se ci dovesse andare male, no? E sono pochi soldi. E poi si guarderà un po', li metteremo uno alle carcane e guarderemo un po' cosa si può fare. Sì, sono d'accordo. Lui. Andiamoci tanto... cauti, però. Comunque andiamo a informarci meglio su questo tipo. Poi ti ricordi quando andai all'appuntamento con Amanda, no? Carissima Amanda, quanto tempo ho aspettato questi giorni bellissimi con te. Sai, io sono stata impegnata con le pratiche del divorzio da mio marito. Sono lunghe queste cose. Sì, comunque ora ti va in un posticino che conosco io, così passeremo qualche ora insieme. Quando è che la smetteremo di incontrarci su questo? Lascia stare questi discorsi, passiamo a noi. Così c'è sempre mia moglie di mezzo, che mi scassa il cazzo. Lasciamo stare per ora, dai. Parliamo di noi, ci stiamo tanto bene insieme, così è bellissimo. Lavoro? Il mio lavoro va abbastanza bene. Abbiamo un night, c'è poi questa mandata di ragazze. Mi soddisfa molto, ci fa fare dei grandi incassi. Sono molto contento. E quindi per ora va bene. La cosa che per ora mi preoccupa un po' è questo extra lavoro che stiamo facendo, che sta benissimo. Ci sono dei problemi, ora abbiamo il nostro interlacciatore che sta marcando un po' male anche sotto i tempi, che cercheremo di cambiarlo, però è un problema eliminarlo perché è un tipo molto furbo. Allora guarderemo un po' cosa si può fare. Ieri per l'appunto è venuto anche un ragazzo a chiedere di noi, insomma di noi per lavorare,
e mi sembrava un tipo anche lui abbastanza in gamba. Era un certo Michele Falchetto che ha chiesto di lavoro. Ma Michele Falchetto lavora con mio marito, con il mio ex marito. Sì, col tuo marito? Sì. Figlio di puttana. Bisogna andare a casa, carissimo, andiamo. Ma come? Sì, perché devo avvertire il mio socio. Il figlio di puttana ti vuole inculare. Poi, quando mi incontrai con Amanda, venni subito a cercarti, no? Che poi si trova la sera. Ti ricordi? Sì. Guido, ma dove cazzo sei stato tutto il giorno? Ti ho cercato tutto il giorno, c'è da dirti le cose importanti. Dai, oggi era il nostro giorno libero, no? Non credevo tu avessi bisogno di me, che c'è? Non mi fa voglia di ridere. Il nostro ufficio è chiuso, sei questa defesa segretaria, ma che cazzo sei? Sì, la nostra nuova segretaria, cercavo di mettere in forma. Ma vai in culo, devi pensare al lavoro. Dai, ma ti piuttosto dove eri oggi? Io sono andato con la bianchetta. Sempre Amanda. Con quella, quella sporcaccia. Sai, ogni tanto io magari mi sono macchiato. Non c'è da portare anche la bandiera. Insomma, dimmi un po', ma che, per cosa mi cercavi? Qui è successo un po' di casino ora. Perché? Questa è Amanda oggi, no? Mentre era lì che si parlava, no? Tutti quanti. Sono venuto a sapere, no? Che questo Michele Falchetto sta già lavorando per Locascio, il nostro nemico, che ci dà noia parecchio. Cazzo, ci siamo cascati come due ingenui, non è possibile farci fregare così. Ora l'Antonio Locascio ha sempre cercato di mettersi tra di noi, Ti ricordi, sì. Sempre in mezzo. Ora ha rotto troppo con noi. Questa volta ci ha giocato un brutto scherzo, ha mandato un uomo addirittura a fare il doppio gioco. Dobbiamo cercare di eliminarlo, bastardo. Sì. Bisogna cercare di eliminare, però, prima questo Falchetto, che ci ha rotto coglioni, perché per arrivare a Locascio bisogna sempre troppo presto, perché è un problema arrivare a questo tizio. Già, ma intanto eliminarlo potremmo dargli un'indicazione. Potremmo avvertirlo, no? Che ne dici? Sì, molto buono, però ora tutto sta è buttare giù un pianettino per distruggerlo questo tipo, perché... Infatti. Bisogna... dobbiamo cercare un duro, uno che ci faccia un lavoretto sicuro, Sì, va bene, lasci in forma di una. Ora divaghiamo un attimo, perché questa storia mi ha stressato, bisogna eliminare un po' diversa gente per avere il controllo totale. Perché senza il controllo totale non potremo diventare, come vogliamo, dei grandi miliardari. Adesso ci hai creato dei guai seri, Sì, ma ormai è inutile stare nel criminale, ormai quel che è stato è stato. Buonasera. Buonasera. Sono il commissario Gelli, posso accomodarmi? C'ho da chiedere alcune cose. Sì, ma tra poco un attimo. Giovane, scusi. Dica. Può prendere un attimo il cappotto per lasciare? Molto gentile. Scusi se l'ha importuno, sa, ma a parte le indagini mi spingono a fare anche questo. Sto indagando sulla morte di una persona. Michele Falchetto, l'ha mai visto? Sì, mi sembra una volta. In questo locale? Sì. Mi sa dire un po' cosa è successo. È successo, insomma, ho fatto un po'... Non so se ci posso entrare qualcosa, ad ogni modo. Ero con una mia amica, che lavora qui anche lei, e niente, l'ha invitata a uscire, lei sul momento non ha accettato e l'ha costretta, diciamo, con la porta uscire fuori. E poi hanno fatto il cameriere. Sì, è proprio un bel locale questo. Visto che ci sono delle belle ragazze, visto che ora c'ho la tesserina, ci verrò molto spesso. Come vi chiamate dai fiorellini? Io Carmen, lei Angie. Carmen? Vieni, ti porto a casa mia, faccio vedere la mia collezione di farfalle. So io cosa mi vorresti far vedere tu. Perché te non fai questo lavoro?
No, io trattengo solamente i clienti. Io sono fidanzata con quel ragazzo là, il cameriere. Ma chi, con quello? Io ti porterò via da questo lavoro umiliante. Lasciami. Vieni con me, vieni. Aiuto, Enzo! No! Ho visto Vanessa Carmi, una ragazza che lavora qui, che è uscita con questo ragazzo, anche se all'inizio non voleva andare, ogni modo, insomma, ci sono stati dei problemi, però lui diciamo che l'ha quasi costretta con la forza ad uscire, e dopo il cameriere, quel ragazzo a cui era tutto a posto, ho visto che li ha seguiti. Non so se è di qualche utilità, ma ogni modo, sì, quello che è successo per la sera. Una cosa molto importante, quella che mi stai dicendo. Ma questa Carmi la posso trovare qui? Sì, lavora proprio qui, a San Calà, sul divano. Penso che per ulteriori particolari si possa rivolgere a lei. La ringrazio molto, molto gentile. Buonasera. Buonasera. Sono il tenente Gelli, posso accomodarmi? Sì, sì. Senta, la sua amica qui vicino mi ha raccontato una storia molto interessante su Michele Falchetto. Mi ha raccontato insomma alcuni particolari di questa storia. Infatti non dovrebbe parlare come parla. Sa, d'altra parte, queste sono cose che tra donne... E precisamente che cosa le ha detto? Ma mi ha raccontato, diciamo, tutto, cioè fino a quando ha visto lei, cioè che questo Michele Falchetto la portò fuori dal locale e il suo fidanzato Enzo gli ha inseguito e poi però non ha saputo dirmi altro in quanto non era presente. Sì, infatti è vero, è successo proprio così. Siamo usciti dal locale. Vieni qui, Carmen. Tu, porco, levagli le mani di dosso. Io le mani di dosso le avrò domattina quando te la riporto. Quel porco ha abusato di me tutta la notte. E poi mi ha lasciato andare. Ah, e lei, cioè, me lo dice così, non ha denunciato il fatto. Avevo tanta paura che me la facesse pagare. Ora siamo sicuri che non gliela farà più pagare. Quanto sicuramente lo saprà, ha fatto una brutta fine. Comunque, Enzo, dove lo posso trovare il suo fidanzato? Ho visto che era qui, ma non lo vedo più. Sì, era a lavoro fino a qualche minuto fa. È quello che ha preso... Sì, sì, infatti, me l'ha detto prima. Ma poi deve essere uscito... Forse si è sentito male, non lo so. Ho capito. Mi sa dire dove lo posso trovare? Dove è? Dove sì, abita? Lui abita in via Pigafetta numero 21. Non capito, penso che andrò a fare una visita. L'ultima cosa, se non le dispiace, lui si trovava la sera dell'omicidio intorno alle 17. Io ero con Enzo. Ah già, d'altra parte sei fidanzato. Va bene, per ora la ringrazio, comunque sì. Penso di ritornare per sentire altre visite. Arrivederci. Scusi, il cappotto dove lo posso ritirare? Gaspare! Vieni un attimo. Sì, capo. Questa è Dominga. Piacere, sono il tenente Gelli. Caro Gaspare, sono costretto a dirti che la tua indole libidinosa non cessa mai, nemmeno nei momenti importanti. Sai che stiamo facendo delle indagini importanti e te strattieni con la signorina. Non c'è niente per togliere la signorina. Capo, che ero... Capisco magari che può destare un certo interesse, però d'altra parte il lavoro è lavoro. Ma almeno, non so. Capo, lei non si preoccupa. Ma almeno... Ho pensato tutto io, non ti preoccupi. Già sei... Tranquillo. Ok, allora va bene. Bravo Gaspar. Sì, va bene. E dentro com'è andata? Poi ti racconterò, è successo, insomma... Ho saputo delle cose molto importanti, poi ora c'è la signorina, posso d'altra parte bilanciarli. Poi ti racconterò tutto in ufficio. Ora se vuoi salutare la signorina, noi andiamo via e... Poi se la vorrai vedere quando sei... fuori dall'orario di servizio non ci sono problemi, sicuramente. Lei non si preoccupa, penso io. Ok. Arrivederci signorina, molto lieta di averla conosciuta. Calmo. È geloso Gaspar, so. Ah, ti trattieni ancora Gaspar, andiamo. Sto venendo, un attimo. La
lavoro ti chiama, io ti saluto e ti ricordo del nostro appuntamento. Vabbè. Penso che tu lo ricordi. Te lo racconto. Ci rimane altro che salutarci. Insomma, Gaspare, sei un bel marpione, non ti facevo così... così, insomma, all'attacco, con le ragazze. Bravo, Gaspare. Cioè, bravo, fino a un certo punto, perché... ti direi bravo se non eri in servizio, ma visto che eri in servizio, te dovresti stare un po' più sulle tue. Pensare un po' più al lavoro. Lo so, capo, però... era, diciamo, una bella ragazza. Sì, non, infatti, non nego che non fosse una bella ragazza, però... d'altra parte, il lavoro è il lavoro. Quando si lavora, uno va un po' più piano, Gaspare. Sai che mi sente lo stomaco, si vede un po' forte in mano. Comunque, ora dobbiamo andare. Nel locale c'era un certo... una ragazza che lavora lì, una certa Carmen. E, insomma, mi ha detto che... ora dopo ti racconterò in ufficio comunque tutta la storia. Mi ha parlato un po' del suo fidanzato che sembra abbia avuto un litigio con Michele Falchetta. Quindi... siccome mi sospettisce questo cameriere, perché questo ragazzo faceva il cameriere di dentro. Sì, appena mi ha visto è sparito. La ragazza dice... come è sparito? Sì, sì, la ragazza dice che si sia sentito male, ma io invece penso che lui ci abbia qualcosa da nascondere, appena mi ha visto è scappato. Insomma, la ragazza mi ha detto che abita in via Pigafetta, numero 20, dovrebbe essere qui nei paraggi. Ora, dato che ci siamo, insomma, ci fermiamo e chiediamo un po' se ci fa entrare in casa e magari si chiede qualcosa. Ok? Ok. Gaspare, via Pigafetta è questa, cerchiamo il numero 21 e cerchiamo un po' questo Enzo, il cameriere. Ok, vediamo se si trova. Allora i numeri dispari sono qui a destra. Eccolo, capo. Sì, è questo, fermati un attimo, parcheggio, vai. Niente, mangi. No, se mi affida sotto di lui, l'ha affidato. E poi via. E possiamo accomodarci? Prego, prego. Buonasera, sono il commissario Gerti. Buonasera. Questa è mia assistente, grazie. Prego, accomodarci. Grazie. Si chiederà il motivo di questa visita notturna? Sì, perché è un po' tardino, però di solito... Sì, in effetti, sto indagando sull'omicidio di Michele Falchetto. Quindi sono venuto nel locale dove lavora, nel Club Tropics, sì, a interrogare un po' il personale che lavora, perché nel portafoglio di Michele Falchetto è stata trovata una tesserina del Night. Si dovrebbe ricordare di me, le ho dato il cappotto e la sciarpa. Sì, sì, mi ricordo. Sì, mentre parlavo col personale, ho parlato anche con la sua fidanzata, Carmen. Mi ha raccontato un po' del diverbio che c'è stato tra lei e Falchetto. Sì, lo stavo portando via dal locale, io sono corso dietro, c'è stata una discussione e lui mi ha picchiato, poi è andato via, con Carmen. Sì, poi Carmen mi ha raccontato che il Falchetto ha abusato di lei tutta la notte, quindi sì, avrebbe avuto dei validi motivi per eliminarla. Sì, avrebbe avuto dei validi motivi, ma qualcuno mi ha fregato, mi ha preceduto. In che senso? Beh, facciamo un attimo... cioè, lei mi sta dicendo che... se non lo uccidevano ci avrebbe pensato lei, l'avrebbe eliminato lei. Sì. Ma sentito, però sono innocente. Sentito, caro. Ma io sono il commissario della polizia. Sì, a me non mi nulla. Io sì, caro, sono innocente. Di trattenersi un po', perché sennò poi lo sarebbe fatto nervosissimo. Comunque, lasciamo un po' perdere questo fatto qui. Io sono venuto qui perché mi sono sospettito di un fatto.
appena sono entrato nel locale, cioè gli ho dato il cappotto e lei è sparito. Ma insospettito sto fatto qui, questa coincidenza del fatto che... Vabbè, entro io e lei sparisce. Mi sono sentito male e sono venuto a casa. Gasper, non mi sembra la persona che sta male. Adesso pensare... voi potete pensare quello che... Sì, infatti, noi pensiamo... Infatti, noi stiamo già traendo le nostre deduzioni. Comunque, a questo punto di vista, dopo avergli chiesto dove si trovava la sera dell'omicidio, possiamo andare a dire dove si trovava la sera dell'omicidio intorno alle 17. Che giorno? Due sere fa. Stavo guardando la televisione insieme a Carmen, a casa. Questo coinciderebbe con quello che ci ha detto la ragazza. A questo punto qui, dopo averle fatto sapere che li tenete a disposizione per eventuali chiamate da parte della centrale, lasciamo stare, scusandoci per... dell'ora tarda, insomma, di questa visita un po' inopportuna, e beh, la salve. Arrivederci. Arrivederci. Sì, la conosciamo, non mi importa chi c'è. Arrivederci. Questa lista che mi hanno dato ieri è soltanto un elenco delle persone che frequentano il locale, magari naturalmente i più assidui, e del personale che lavora. Quindi, siccome i clienti sono quasi tutti gente di fuori, io comincerei a interrogare il personale che lavora. Addirittura inizierei ad interrogare da questa persona, Stefano Ambrosi, quella persona che ieri faceva il DJ nel locale. Ma è la sua vera professione il DJ o anche un altro lavoro? Qui sulla lista c'è anche la professione di tutte le persone. E forse rimarrai stupito, ma la professione di questa persona è il macellaio. Macellaio? Già. Accidente. Comunque senti, io direi di iniziare a sentire lui. Andiamo ora, se c'è una macelleria qui in paese, andiamo lui a sentire un po' se sa dirci qualcosa, se conosceva questo Michele Parchetti. Ma proprio ora? Capo, io avrei bisogno di mezza giornata. Avrei un appuntamento, sa, con quella domenica di ieri sera. Soltanto te, Gaspare, scegli sempre i momenti meno adatti per prenderti le tue ore libere, le tue mezze giornate. Io guarda, te lo dico sinceramente, non ti degrado perché sei già agente semplice, perché sennò che sono tutto qui, avrei già... Capo, posso andare? Va, andrò da solo a interrogare questo stesso. Grazie, capo. Poi ti riferirò tutto. Ok. Ciao, Gaspare. Arrivederci. Sul caso di Michele Parchetto, lei lo conosceva? Sì, lo conoscevo. Scusatemi, aspetta, io me ne vado a Sì. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Sono passato da lei perché so che è stato lei a presentarlo ai boss del night, quindi penso che, non so se mi sa dare qualche indicazione su questa persona. Sinceramente io l'ho presentato al boss del night, ma non è che lo praticassi molto, perché era un tipo abbastanza losco. In che senso un tipo losco? Ma un po' strano, ecco, non è che non lo frequentavo, era mio amico ma non lo frequentavo. Ho capito. Perché non mi riesce a avere indicazioni precise su questa persona in quanto nessuno lo frequentava assiduamente. Comunque, per ora la ringrazio. Dici. Arrivederci. Buongiorno, ci rincontriamo.
Deve essere proprio tutto se prima appena mi ha visto in macelleria è scappato. No, dovevo fare una cosa urgente. Devo andare in lavanderia. Ho capito. Ma lei cos'è? Una commessa della macelleria di Stefano? Cos'è? Sono la sorella di Stefano. Ah, come si chiama? Sonia. Sonia Ambrosio? Sì. Sorella di Stefano. Ah, a questo punto posso rivolgere la parola che ho fatto anche prima a lui. Lei conosceva mica Michele Falchetto, quella persona che è stata uccisa 2 giorni fa? Sì. Lo conoscevo e lo amavo tantissimo. Ah, lo amava? Ma era una carogna. Una carogna. Mi racconti, questa storia può interessarmi molto. No, sono cose personalissime. Non Senta, voglio. Io non la voglio costringere a, insomma, raccontarmi delle cose personali. Io le faccio sapere che se... Insomma, questa persona gli stava a cuore e vuole sapere, insomma, chi l'ha ucciso. Se mi racconta qualcosa, io posso avere degli indizi che possono portarmi avanti nelle indagini. Se mi dice così, però, allora, posso contarlo? Le dico solo che una sera, mentre stavo passeggiando in paese, andiamo a fare un giro. Mi fa salire? In genere non mi guardi neanche. Dove andiamo? Andiamo a fare un giro. Sembra strano, hai bevuto? No, mi metto un po' di... Me ero accorto. Più di 600. No, ma ho messo la testa a posto. Te la testa a posto? Sì, ma sì. Ma non farmi ridere. No, ho messo la testa a posto, smetterò di bere. Mi prendi in giro, sai che ti amo e mi prendi in giro. No, anch'io ti amo, anch'io. Questa novità, non ci credo. Sì, ti amo. Voglio mettere i soldi da parte e sposarti. Giuralo. Lo giuro. Davvero? Sì, ti amo. Anch'io, sai. Dai, no, 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 questo no. Sei d'accordo? Dai. No, non lo farò mai. No. Lo so che lo vuoi. No, lo farò dopo il matrimonio. Io sono una ragazza. No, lo so che lo vuoi. No, no, ma non verrò più. Non te lo giuro, non verrò più. Sì, già, lo so che lo vuoi anche tu, dai. No. Sì. Dirla a tutti, a mio padre, a mia madre, a mio fratello, che ci siamo fidanzati. Che cosa? Io non mi sposerò mai, e tanto meno con te. Sei uno stronzo! Sei un vigliacco, mi avevi promesso, dovevo aspettarmelo da te. Io quello che volevo l'ho avuto. Stronzo! Ciao. Il giorno dopo, poi, sono entrata in macelleria.
abbiamo parlato. Ti ho raccontato e... Stefano! Mi hanno detto ieri sera che hanno visto insieme a Michele Falchetto. Sì. Lo sai quello che pensi di lui? Sì, lo so. Ah. Ti avevo detto di non frequentarlo più perché è un poco di buono, tipo un polosco. Lo so, tipo un polosco, che uno stronzo. Cosa ti ha fatto? Non ha fatto, è un imbecille. Mi ha fatto una promessa. Perché piangi? Piango. Mi ha promesso il matrimonio, capisci? E poi, il matrimonio, per me è una cosa sacra. E poi ha approfittato di me. Ah, è arrivato anche a questo punto? Sì. Papà e mamma, loro se ne arrampicano, ora cosa diranno? Accidenti. Ci penserò io a lui. Questa vergogna la verrò col sangue. Come? Cosa vuoi fare? E non ti preoccupare. Lo ucciderò. Ma io amo ancora. Ah, quindi Michele Falchetto è stato minacciato da suo fratello. In certo senso. In un certo senso. Doveva essere molto arrabbiato in quel momento, ma... E ci credo. Certo, questo Michele Falchetto se ne andava proprio a cercare le rogne. Si può dire che mezzo paese ce l'avesse con lui. Sì, ma in fondo è un bravo ragazzo. Un bravo ragazzo. Ma io l'amavo. Non era. Cioè, non metto in dubbio che lei lo amasse, però vorrà pure ammettere che era un po' di buono. Sì, certo. Comunque ora sono costretto a tornare da suo fratello e dirgli quello che mi ha raccontato appena lei. Cioè di tutta la storia, della minaccia e tutto. E quindi sono costretto a accusare il suo fratello. Per ora non ho delle prove concrete, ma lo devo mettere al corrente che. Insomma, può essere un indiziato ad omicidio. Cosa fa? Viene con me? Se ne parla insieme? No, visto di no. Preferisce non venire. Va bene, via. Comunque, grazie per le notizie che mi ha saputo dare. E comunque, se nel caso ho bisogno sempre di altre informazioni, la vedo a cercare. Certo. Arrivederci. Senti, ho parlato fuori qui con sua sorella, Sonia. Mi ha raccontato una storiellina molto interessante. Che cosa? Mi ha raccontato della discussione che avete avuto l'altra sera. Tutto? Mi ha raccontato tutto, anche delle sue minacce nei confronti del prima nominato Michele Falchetto. Ma lei mi deve capire, l'ha visto che cosa ha fatto? Ha abusato di mia sorella. Non potevo lasciarlo andare così. Ho capito, ma lei mi aveva nascosto questo importantissimo particolare di Pina. Prima come mai non mi ha raccontato questa storia che invece è determinante per il caso? Sono cose di famiglia, potevo raccontare, cioè, non mi sembrava nemmeno il caso di raccontarle. Ho capito, comunque lei potrebbe aver avuto un motivo validissimo per uccidere il Falchetto, dato che gli ha deflorato la sorella. Poi come vedo ha anche dei bei coltelli. Deve essere un abile maneggiatore. Questi mi servono per lavoro, non è che... Perché forse lei non lo sa, ma il Michele Falchetto è stato ucciso proprio con coltellate inferte da coltelli da macelleria. Io non so che dire. Comunque, mi sono costretto a dire che con questa rivelazione che mi ha fatto sua sorella, lei diventa un indiziato. Uno fra i principali indiziati di questo omicidio. Ma non può avere prove contro di me. Io per ora non ho delle prove, perciò non posso certo ancora prendere provvedimenti nei suoi confronti. Però intanto la metto al corrente di questa situazione. Lei si tenga a disposizione della centrale e se sarà chiamato si tenga disponibile. Va bene. Mi dica una cosa, dove si trovava la sera dell'omicidio intorno alle 17? Sono le 17, stavo facendo l'inventario, quindi ero qui dentro il negozio, però era chiuso. Quindi nessuno può dire se veramente lei era qui? No, perché ero solo. Ah, un altro senza alibi, accidente. Comunque, si tenga a disposizione della centrale, ok? In ogni caso, appena la chiamiamo, lei
deve comparire presso il commissariato per darci altre dichiarazioni, altri, per chiarire un po' questa vicenda. Va bene. Arrivederci. Ciao Giulio. Buonasera. Come va? Tutto a posto. Lei? Bene, grazie. Come mai fate venire? C'è un'informazione molto importante per quanto riguarda l'omicidio sulla spiaggia. Ah, bene, bene. Su Michele Falchetto, mi dica. Michele Falchetto, sì. Tramite delle mie conoscenze sono venuto a sapere che in piazza vicino alla fontana c'è stata una rissa, cioè sono arrivati anche alle mani, parole grosse, tra lui e John Annucci. John Annucci? Chi è questo tipo? John Annucci è uno che praticamente tratta la roba. Ah, molto interessante. È un traffico un po' lo stesso. Ma dove lo posso trovare questo tipo? Va lì in piazza, qui vicino alla fontana, quasi tutti i giorni c'è tre o quattro ragazzi vidi vada che usano, cioè praticamente fanno la parola droga. Capito, allora c'è da dire che io e Gaspare faremo un po' di appostamenti se riusciremo a vedere un po' questo gioco. Non so se magari subito domani a sapere, comunque io. No, con un po' di pazienza penso che se bazzica insomma da quelle parti lì, prima o poi lo troviamo e facciamo insomma, gli chiediamo delucidazioni su questa rissa che hanno avuto qualche giorno fa col Falchetto. Sì, penso anche io ci salve problemi. Comunque per ora ti ringrazio, sì. Ancora una volta mi sei utile, sì, per le mie indagini. Okay. Ricorrerò a te forse anche più in qua. Ci sono problemi, arrivederci. Ciao. Volta che vengo a fare la posta a questo Nannucci, ma non c'è verso di trovarlo. C'è più cosa fare. Speriamo che Giulio mi abbia saputo dare un'informazione giusta, che non sia stata una cosa detta così per caso, perché sennò qui mi sta facendo perdere giornate intere aspettare questo spacciatore. Arriverà anche il momento. Ma speriamo bene, perché sennò io non so più cosa fare. Si fa una cosa, si aspetta un altro paio di volte. Se non dovesse arrivare più, e a questo punto lì io sarei per lasciar perdere. Te che dici? Penso di sì, penso sia giusto così. Va bene, via, aspettiamo altri attimo, già fatto tardi, bisogna andare in finisce, ci sono tutte le pratiche arretrate, c'è da scrivere il verbale dell'altro giorno, va bene, via, comunque aspettiamo altri 10 minuti e poi si va, ok? Ok, ok. Magari nascondiamoci un pochino perché qui è un po'. Ma perché non si vede? Vorrei che lui ci avesse visto e allora sospettando qualcosa e non viene a posto. Magari dal dietro nel pulmone non si vedeva. No, perché Giulio mi ha detto, l'ho rivisto un'altra volta, mi ha detto che viene sempre dalla parte di sud del paese, perciò dovrebbe venire da quella parte lì. No, via, va. Sarei per andare. Dopo, va bene, via, dai, andiamo, tanto ormai è inutile aspettare, via, almeno per oggi noi rinunciamo. Ormai tanto. Red velvet.
Certo che questo Joe si fa attendere. Maledizione. Ora noi aspettiamo un altro po' e se non arriva rinunceremo, andremo, torneremo in centrale. Ci guarda un po'. Okay. Aspettiamo un altro po'. Gaspari, sembra giù, è lui. Sembra ci siamo lui. Finalmente, dopo una lunga attesa ci siamo. Soltanto c'ha altre due persone lì vicino, sembra che stia spacciando qualcosa. Droga, capo. Dobbiamo prendere a tutti i costi, io. Soltanto dobbiamo agire con cautela, perché loro sono tre, noi siamo in due. Joe non bisogna prendere almeno due. Joe non deve scappare a nessun posto, io lo prendo e te cerchi di prendere una di loro. Ok, capo. Ok, andiamo, però non facciamoci vedere. Via, andiamo. Che c'è? Allora Joe, per conto di chi spaccia? Non spaccio per nessuno, capo. È già tre volte che io lo dico. Perché deve negare l'evidenza? Io e mio collega l'abbiamo visto in piazza addirittura spacciare due persone e le nega ancora. Capo, un conto è spacciare e un conto è regalare agli amici. Questo lei lo sa. Lei inoltre pensa anche di prendere in giro. Non mi può accusare per spaccio, lo so. Io conosco bene il mio lavoro. Se mi dice per chi spaccia, posso chiudere un occhio sulla vicenda. Per chi spaccio? Io ho detto che non spaccio per nessuno. Senta, io aspettavo ed è arrivato. Cercavo per interrogarla, così ho preso due piccioni con una fava. Cosa cercava? Cosa voleva sapere da me? Michele Falchetto, gli dice qualcosa, questo non lo conosco. Lo so che lo conosci. È l'uomo ucciso due giorni fa sulla spiaggia in paese. Cazzo. Cosa mi dice? Capo, io lo conoscevo solo di vista. Anche qui continua a negare l'evidenza. Testimoni vi hanno visto picchiarvi in piazza davanti alla fontana. E lei non mi dice questo particolare importantissimo. È un bastardo, capo. Questo doveva succedere prima. Un bastardo a tal punto da dover essere ammazzato? Capo, io non sono stato. Ma mi conosce, no? Però intanto mi può raccontare come sono avvenuti le vicende del litigio davanti alla fontana. Prima però, capo, incontrai Anne. Ciao, Joe. Vieni qua, ti devo dire una cosa. Niente, come? Che c'è? Ti devo dire una cosa importantissima. L'altra sera nel locale è venuto un certo Michele Falchetto. Michele Falchetto? Sì, se ti ricordi bene è quell'amico di Stefano, il macellaio. E questo Michele Falchetto è andato poi, dopo è andato a parlare con i boss. Io ho sentito delle voci e mi sono accostato un attimo alla porta, anche se non sono un tipo che origlia. Ho sentito che questo Michele Falchetto sì. Intende prendere il tuo posto nel giro della droga. Porca puttana. Hai sentito qualcosa di preciso? Ho sentito solo che ti vogliono fare fuori per prendere il tuo posto. Porca puttana.
ti ringrazio. Niente. Hanno fatto conti senza di me comunque, Mi farò vivo io. Ok. Grazie. Ciao. Ciao. E da quanto mi disse Enzo, capo, mi detti da fare per incontrare Michele Falchetto, tramite Stefano, il macellaio. Stavo girando. Da tanto ti vedevo. Era un po'. Senti, stavo cercando una persona che credo che tu conosca. È un certo Michele Falchetto. Sì, non è che lo conosca insomma in prima persona, comunque se vuoi insomma lo ritrovi. So che veniva a scuola con te. Sì. Senti, siccome, cioè non so se è il caso di startelo a dire, comunque sarebbe importante vederlo. Vabbè, c'è un problema. Dimmi dove lo vuoi vedere. Ecco, vorrei vederlo prima possibile. Se ti riesce domani sera verso le 9. Vabbè. Dove? Qui alla fontana. Vabbè. Digli, siccome io non lo conosco molto bene, che sia puntuale. Io nel giro della giornata lo rintraccio e poi ti so di qualcosa stasera. Ok. Bene. Così, la sera dopo, alla fontana. Sei arrivato? Perché ti hai aspettato di farmi venire, Ho sentito che hai parlato con i miei boss. Sì, un solo. E da ieri ho preso il tuo posto. Perché so che sei un po' di buono. Chi te l'ha detto? Ho le mie informazioni, butta giù le mani, butta. Non mi devi parlare così. Non prendermi. Fatti vedere in giro. Scappa dal paese se vuoi vivere. Ti ucciderò, bastardo. Quindi lei è addirittura minacciata di morte il Falchetto. Sono parole dette così, capo. No, queste sono vere e proprie minacce nei confronti di una persona che è stata uccisa. Capo, mi aveva minacciato anche lui, lo sa. Cosa facevo io in quel caso lì? Ho capito. Questa però non è una scusa plausibile. Lei diventa uno dei possibili candidati ad essere l'assassino del Falchetto. Certo, lo so. Cosa può dire la sua discolpa? L'ho visto ad esempio alle 17, due sere fa. Lavoravo. Dove? Lo sai il lavoro che faccio. Cioè? Faccio il rappresentante. E dove si trovava? Sono sempre al giro per la strada. Non ho nessuno che mi ha visto. Ho capito. Quindi lei è senza un alibi valido. Sono senza un alibi. E per questo? No, le ripeto. Spero che lei non dubiti di me. Ci conosciamo da tanto, capo, lo sa. Io sono costretto a dubitare di tutti. Perché tutti quelli che lo conoscevano possono essere gli assassini. Quindi sono costretto a dubitare anche di lei, anche se la conosco di vista, perché sta nel paese. Io non so cosa dire, capo. Comunque, siamo in tanti a conoscere questo tipo. Comunque, grazie al racconto che mi ha fatto, la posso per ora lasciare, posso chiudere un occhio sulla faccenda dello spaccio di oggi pomeriggio. Perché infatti lei è riuscito così a dirmi per chi lavora, anche se all'inizio non me lo voleva dire. Mi raccomando, non lo faccia sapere. No, io saprò tenere la bocca chiusa. Così ho capito che lei spacciava per il boss del Night Tropics. Sono teste di cazzo, non glielo dico. Ho capito. Ora comincio a collegare anche la tesserina trovata sul cadavere. La tesserina, lei non lo sa,
Ma sa, il mio collega qui, abbiamo trovato una tesserina nel portafogli del falchetto. All'inizio non riuscivamo a spiegarci come potesse essere nel portafogli di questa persona e ora col suo racconto cominciamo a capire. Bene, Gaspare, ora prendi nota. John Annucci, candidato numero uno ad essere possibile. Non è giusto! Senta, si cambi e modi di torno. Lei mi ha appena riferito che ha minacciato il falchetto alcuni giorni prima che questo venisse ucciso. Quindi non faccio altro che prendere atto delle sue parole e dire e far scrivere il verbale al mio collega. Non sto facendo altro, la sto accusando. Siamo in tanti a conoscerlo, lo sa lei, lo sa. No, io non lo so, anzi, questa potrebbe essere una cosa che mi interessa. Mi dica, chi è che conosceva questo falchetto oltre a lei? Cazzo, capo, lo sa, in questo giro tutti lo conoscevano. Mi faccio alcuni nomi. La stessa Eva lo conosceva. Eva, la tossica che ho fermato insieme a lei? Sì, quella bagascia. Ok. Ok, ok, io, per ora va bene così. Grazie alle informazioni che hai saputo darmi sul fatto dei due trafficanti, due boss del Tropics, sono costretto a rispettare la parola che ti ho dato, quindi ti posso lasciare andare. Posso chiudere un occhio sul tuo traffico di stupefacenti di oggi. Ma come, capo? Lo lascio andare via così? Gaspar, d'altra parte sai che io rispetto sempre la parola data. Sono costretto a farlo. Come vuoi. Comunque, porta fuori lui e fai venire quella tossica che abbiamo fermato insieme all'Annucci oggi in piazza. Ok, bene. Grazie, capo. Si ricordi lei del favore che gli ho fatto a questo momento? Ciao, sono venuto a parlare delle cose, possiamo parlare prima?
Ti ho portato la roba. Sono 300.000 lire. I soldi? Non ce l'ho adesso, te li darò. Tu non ce l'hai? No, non ce l'ho. Io voglio i soldi. Procura. Ti giuro, me li procuro. Farò un modo di averli. No. Ruberò, farò qualcosa, te li darò. No, basta. Aspetta, aspetta! No, basta! Ho detto basta! Sei un bastardo, me lo pagherai! Me lo pagherai! Senti, ma allora è un vizio. Questo Michele Falchetto deve essere proprio una canaglia, si era minacciato da tutti. Sì. In fondo sono contenta che sia morto. Addirittura? Anche se non sono stata io a coprirlo. Addirittura è contenta che è morta. Non si augura mai e non si è mai contenti della morte di una persona. Se lo ricordi questo? La vita umana è un valore importantissimo. Comunque, tornando a noi, Bellannunci come è venuto a conoscerlo? Stavo cercando qualcuno che mi potesse vendere della droga al professor Michele. E lui non voleva i soldi? Sì, ma avrebbe aspettato. Io non avevo un momento da dare, avrebbe aspettato e avrei dato in futuro. Ho capito. Ah, questo l'annunci. Comunque, siccome lei è un'indiziata, una grave indiziata per questo omicidio, ce l'ha un alibi valido. Dove si trovava, ad esempio, 2 sere fa, intorno alle 17? Era con una mia amica, Pamela. Eravamo a casa sua. Ma cosa faceva? Cosa faceva? Ci stavamo facendo. A rivolta. Sciacchizio, eh? Ho capito. Comunque, grazie alle dichiarazioni che ha fatto, la posso lasciare andare, però. Comunque si ricordi di rigare dritto, perché per questa volta è andata bene, la prossima volta non si sa come poter andare. Se lo ricordi e mi ringrazi. Ma che cazzo è? Ma te vai via proprio quando c'è questi interrogatori importanti. Mi fai sempre arrabbiare, io non lo so, sai che non mi piace arrabbiarmi e te mi ci costringi sempre. Comunque ricapitoliamo un po' la situazione. E non hai assistito all'interrogatorio di Eva, però la di Joe c'è. Sì. Ebbene, dal racconto di Joe, quando ci ha raccontato l'incontro con Michele e i motivi del litigio che ha avuto, si è capito quindi che i due boss ci nascondevano qualcosa. Infatti mi era sembrato che quando sono andato a interrogarli avessero qualcosa di strano e ora ho capito tutto. Quei due... E cioè? Quei due sono coinvolti in giri di droga, avevano le loro dipendenze questo giorno Annucci e probabilmente Michele Falchetto deve aver avuto questo litigio con lui perché voleva prendere il suo posto. Quindi abbiamo già... trovato degli indizi importanti. Siamo a un buon punto, capo. Ok, via. Quindi ci possiamo rallegrare un po' per come stanno procedendo queste indagini. Ok. Anche se all'inizio sembrava che qui le cose si mettessero male, piano piano, hai visto? Sentendo un po' di qua e un po' di là, si trova tutte le soluzioni. Ok? Ok. Via. Andiamo, via. Buongiorno signore. Buongiorno. Sono il tenente Gelli del commissariato. Io sto indagando sul duplice omicidio avvenuto qualche giorno fa in paese, ne avete sicuramente sentito parlare. Quelle due persone sono state accoltellate, una sulla spiaggia, scusate, una in una cabina telefonica. Sì. Io sto seguendo nelle mie indagini, siccome nel portafogli di uno dei due uccisi era stata trovata una tesserina del vostro locale, sono venuto a sentire un po' dai vostri mariti che collegamento avessero con questa persona e loro mi hanno dato delle risposte ma un po' non molto sicuri di quello che mi dicevano, insomma si vedeva che come se mi nascondessero qualcosa. Allora io, proseguendo le mie indagini, sono venuto a sapere che loro sono coinvolti in strani traffici. Per ora non posso dirvi niente, ma
voglio parlarne prima con loro. Voi cosa mi sapete dire sui traffici dei vostri mariti? Ma guardi, se pensa che noi sappiamo qualcosa dei loro traffici, si sbaglia di grosso. I vecchi, infatti, siamo completamente all'oscuro dei loro affari. E anche se sempre con il presupposto fosse vero, dovrebbero essere dei traffici illegali, non saremmo certo mai, vero bene? Appunto, noi non hanno mai parlato con noi di affari. E tutte le volte che noi entriamo così nel discorso, cercano sempre di cambiare, perché non ci tengono informati su noi. Ho capito, comunque cioè non c'è problema, io ho fatto qualche domanda ma senza, con il presupposto che non è obbligatorio mi rispondeste. Io capisco anche se siete le mogli, anche se dovesse sapere qualcosa non me lo dicevate lo stesso. Comunque scusate per il disturbo e niente. Ci rivedremo, arrivederci. Mi fa male, eh? Non vorrei mica far parlare con il commissario, sta cercando di incastrare suo marito. Oddio, quel maiale di Alex si merita questo ed altro. Comunque andiamo. Oh Giulio, come va? Sì, l'ispettore. Sta a posto? Sì, sta a posto. Mettiamoci a sedere un attimo, c'ho da parlare. Guarda, tu mi devi scusare, ma io vengo sempre a importunarti, sempre a chiederti le informazioni, certo. Sempre per quel caso di parchetto, perché non mi sta riuscendo insomma ad arrivare a delle conclusioni. È un problema il parchetto. Ora, mi sono ricordato che il giorno del ritrovamento del cadavere, nel portafoglio del parchetto, abbiamo trovato questa ricevuta di giocata alle corse. Sì, sì, una giocata di stabilo gioca sempre il poli. È una ricevuta di lascia il poli quando uno va a giocare le corse. Ah, ho capito chi è questo poli. Chi è quello non tanto alto, sì, sì. Ah, con gli occhialini? Ora, aspetti un po', mi è venuta a mente che ci voleva dirgli una cosa. Su questo poli. Casualmente, passavo di lì e vidi che praticamente il poli e il falchetto erano una discussione. A quanto ho capito io, questo falchetto doveva dare dei soldi, diversi soldi, e il poli insomma si arrabbiò e via discorrendo. Ah, ma te Giulio queste cose me le dovresti dire subito. Ora, quanti giorni fa è successo? Si sa, dottore, ma sa, ha visto, certe festazioni bisogna... Capito, via. Se no tutte le volte, ha visto, ma anch'io c'ho della gente. Capito, via. Che bimbi a casa, chiamano, Ok, ok, molto bene, molto bene, molto bene. Ok, allora a questo punto via, c'è da cercare questo fuoco. Questo poli... Ma dove lo posso trovare? Oggi non si è entrato perché oggi è sabato, ci sono le corse. Okay. Sono le corse che non ci sarà. Comunque domani a quest'ora se va il Gallo Nero è sempre lì che legge le riviste sui cavalli, non ci saranno problemi. Capito, vuol dire che domani insieme a Gaspare cercheremo di parlare un po' con questo buco. Ora io non so se entrerà direttamente nel fatto, comunque... Comunque... Okay, ti ringrazio Giulio. Sì, anche a lei. Sempre così, Ciao, arrivederci. Come stai riprendendo? Avrei bisogno di parlare di una. Quale motivo? Ma è una cosa che è meglio parlarne in privato, andiamo nel mio ufficio e poi ne discuteremo con calma. Va bene, la sera. Andiamoci. Interessante giornata. Molto interessante. Ma per quale motivo sono qua? Come sicuramente avrà sentito parlare, circa 2 giorni fa in paese è avvenuto un duplice omicidio. Fra queste 2 persone ammazzate c'è un certo Michele Falchetto. So che abbiamo trovato nel tuo portafogli una ricevuta di giocata alle corse. So per certo che questa ricevuta la rilascia lei. Sì, questa l'ho lasciata a voi. Ecco, inoltre, oltre alla persona che mi ha riferito questa notizia della ricevuta, mi ha anche detto di averla vista discutere animosamente col Falchetto qualche giorno antecedentemente all'omicidio. E sembra che siano volate parole di soldi, di scommesse. Cosa mi puoi raccontare in proposito? Sì, è vero, è accaduto tempo fa. Sì.
Ciao. Ti sei fatta attendere. Io non devo rendere conto a nessuno di quando rientro a casa. Invece sì, tu mi devi sempre i soldi per quella scommessa. Sì? I soldi io non te li darò, perché ora non ce l'ho io, infatti, no? Io devo darteli almeno fra 2 settimane. Senti, il tempo è già scaduto, tu mi devi quei soldi. Ma se vuoi vedere i tuoi soldi dovrai aspettare almeno 2 settimane, se ti vuoi, sennò io non te li darò nemmeno. Ti farò fare una brutta fine. Vedremo, vedremo. Ti farò fare una brutta fine. Vedremo, vedremo. Ti darò una bella lezione. Vedremo. Stai attento. Vedremo. Ma erano solo frasi di circostanza. Non volevo soltanto impaurirlo. Perché se lo uccidevo non avrei più rivisto i miei soldi e quindi andavo contro i miei interessi. Però come fa lei a sapere tutte queste cose su di me? Abbiamo i nostri informatori. Lei forse ci sottovaluta. Ma noi abbiamo molti informatori anche nei giri più loschi della città. Noi sappiamo tutto di tutti, anche da persone che non potete immaginare che siano i nostri informatori. Comunque, tornando a noi, dove si trovava la sera dell'omicidio 2 sere fa, verso le 17? Ero a Roma per una corsa. Una corsa? Di cavalli, scommetto. Scommetto? Scommesso proprio bene. Infatti, lei basa la sua vita proprio sui cavalli. Ma può dimostrare che era questa corsa? No, ero da solo. Ho capito. Come al solito, Gaspare, anche lui non ha un alibi. Sembra destino che queste persone sospettate per questo omicidio non abbiano una coincidenza strana. Molto strana. Comunque, fai una cosa, per ora anche se non hai potuto prendere, insomma, le notizie che ci ha dato Andrea fuori. Mi ricordo tutto. Sì. Quando uscirà il signore, fai un riassunto un po' delle cose che ci ha raccontato e poi inseriremo, insomma, con le altre notizie che sappiamo del caso. Ok. Per ora lo possiamo mandare via. Penso di sì. Ok, comunque si tenga a nostra disposizione per eventuali altre notizie che ci deve far avere. Sarò sempre a sua disposizione. Vabbè, il giornale glielo rendo. Buona lettura. Grazie. E arrivederci. Arrivederci. Scusi il disturbo per ora. E niente. La porta, per favore! Che educazione. Solo sui cavalli, sa. Che genere. Come ti sembra questo buco? Potrebbe essere un indiziato anche lui. Già. Poi anche questo soprannome, Bull, lascia presupporre che sia un tipo molto violento. Un tipo losco. Ma come mai Gaspare non hai scritto il verbale? Te l'ho detto 10 volte! Capo, ma sono finiti fogli. Ma te ci devi pensare a queste cose? Ma quando io pensavo che ci fossero qui nel cassetto. Te mi trovi nel cassetto. Sai che quando dobbiamo interrogare qualcuno è indispensabile fare un verbale. E adesso arriva qui e te dici, sì, me lo ricordo, lo scriverò dopo quello che ha detto, ma che discorsi sono? Ti dimentichi una cosa importante. Hai ragione, mi scuso. Andare ragazzi. Questo caso ci sta facendo ammattire un po'. Non so più cosa, su che pesci pigliare. Gli indizi ora ce li avremo. Abbiamo, se non sbaglio, 9 o 10 indiziati. Però sono troppi per riuscire a scoprire qual è di loro il colpevole. Certo, se riuscissimo a sfruttare al meglio quell'indizio che ci ha lasciato Michele Falchito prima di morire, forse riusciremo a trovare la soluzione del caso. Ti ricordi il segno che traccia sulla spiaggia? Sì, lo ricordo. Era un segno così. Potrebbe sembrare una A o una N incompleta, però potrebbe essere anche una V rovesciata. Certo, è un problema. Proviamo a scrivere i nomi degli indiziati per vedere se coincidono un po' con questo segno. Allora, Andrea Poli. Bookmaker. Il bookmaker. Poi abbiamo Stefano Ambrosio. Il macellaio. Eva, quella tossica. Eva Andreoni. John Annucci.
un errore d'ortografia. Capita, capo. Poi ci abbiamo Enzo Vanni, il cameriere del Nani. Poi chi c'era? Carmen. Carmen, sì. Antonio Locascio. Alex Pirelli. Alex Pirelli. E il suo socio. Guido Mazzini. Quanti sono? 2, 4, 6, 8, 9. Tanti. E poi se vai a vedere casualmente i loro nomi e cognomi iniziano quasi tutti con una lettera di quelle che abbiamo detto prima. Andrea Poli. Stefano Ambrogi. Eva Andreoni. John Annucci. Enzo Vanni. Antonio Locascio. Alex Pirelli. Guido Mazzini. Direi proprio tutti. Tranne questa casa. Comunque, e poi quasi tutti questi non hanno un alibi valido. Come sai, nessuno ha saputo, insomma, darci un alibi che possa reggere. Mi sa che in questo caso non ci porterà nessuna soluzione. Dovremmo tornare forse sul luogo del delitto. Vedere se avremo degli indizi in più. Che dici? Ha proprio ragione, capo. Anche se abbiamo molti indizi a nostra disposizione, non ce la faremo a togliere questo ragno dal buco. Domattina andremo lì. Andremo sulla spiaggia e cercheremo nuovi indizi. Ok? Va bene, capo. Di Michele Falchetto fosse qui. Cosa pensa di scoprire? Ma questo non lo so ancora, Gatto. Sai, noi stiamo cercando sempre qualche indizio su questo caso. Se non sbaglio, Michele Falchetto, prima di morire, lascia un segno così. Però penso che questo indizio non ci porterà a niente. Mi è venuta un'idea. Però dobbiamo tornare subito in ufficio. Presto, ragazzi. Ma insomma, Tenente, mi spiega che cosa sta pensando. Andiamo a sedere. Mi è venuto un dubbio. Voglio riguardare un attimo le foto che scattati sul luogo del delitto quel giorno. Proprio come immaginavo.
qualcosa. Che cosa sta guardando? Scusa. Vedi? Sul fondo di Michele Falchetti, sul fondo della fotografia, si vede una barca. Non è proprio intera, è soltanto una parte di barca. Se Michele Falchetto avesse voluto indicare questa invece che segnare il nome del suo assassino, forse in questa barca c'è l'indizio che cerchiamo. Qualcosa che riguarda il suo assassino. Già, non è semplice come pensavamo. Noi pensavamo che questo segno volesse essere l'iniziale del suo assassino, invece era soltanto una freccia incompleta per la spaventata morte del Falchetto. Quindi il mio consiglio è quello di tornare sul luogo e cercare questa barca, tanto si dovrebbe trovare abbastanza facilmente. I pescatori lasciano sempre le barche in quel piazzale lì vicino. Torniamoci subito. Ok. Lì è l'incidente sulla spiaggia, ragazzi. Ma perché non ci abbiamo pensato subito? Perché probabilmente la barca è stata spostata dal proprietario. Per questo che non ci abbiamo pensato. Proviamo a cercare fra quelle lì. Sì, infatti, qui ne vedo un numero abbastanza elevato di queste barche. Sì. Proviamo a cercare. Sembra proprio quella, Gaspare. Comunque, a quanto sembra, all'interno della barca non c'è niente. Peccato, probabilmente se c'era qualcosa che Michele Falchetto volesse indicarci, per mostrare chi fosse il suo assassino, deve essere stata asportata, probabilmente dal proprietario della barca stesso. Peccato. Io contavo molto su questa barca. Pensavo di arrivare velocemente alla soluzione del caso. Purtroppo anche questo si è rivelato un buco nell'acqua. A questo punto possiamo anche tornare in ufficio, cercare altre piste. Anche se ora come ora le piste sembra proprio che siano finite. Via, andiamocene. Andiamoci. Un momento, capo. Ha un nome questa barca. È anche il nome di una delle persone che sono coinvolte in questa faccenda. Caro Gaspare, probabilmente questo è l'indizio fondamentale del caso. E se si rivelerà il bandolo di questa intricata matassa, riuscirai finalmente ad avere la tua tanto sospirata promozione. Sei felice, Gaspare? Grazie. Chiudere un occhio su tutte le tue libertinaggini e vagabondaggini dei giorni scorsi. Comunque, l'unica cosa è che questo indizio, anche se importantissimo, non potrà essere una prova concreta nei confronti di questa persona. Quindi non rimane che radunare tutti gli indiziati e non indiziati nella sala riunione della centrale. Per quale motivo, capo? In modo da smettere alle strette quella persona. Bleffando? È l'unica maniera in cui possiamo comportarci, in quanto non avendo prove concrete, penso che l'unica soluzione sia quella di farla tradire da sola. Ok, andiamo. So where did you go? What did you go on the beach? Io li uniti tutti qui per definire finalmente questa sporca faccenda. Chi più e chi meno conoscevate tutti Michele Falchetto. E anche se era un poco di buono, non meritava certo la fine che ha fatto. Ora, quasi tutti potete essere, insomma, indiziati a essere gli assassini di questa persona.
Nessuno di voi ha un alibi che potete definire di ferro. Cioè, avete tutti un alibi, ma che nessuno può dimostrare. Allora io vi ho riuniti qui perché io, insieme al mio assistente, siamo riusciti, insomma, ad arrivare alla soluzione di questo caso. Abbiamo trovato un indizio importantissimo che probabilmente ci ha fatto arrivare alla soluzione di questa intricata vicenda, vero ragazzi? Vero. Tutti potevate aver ucciso Michele Falchetto, non è vero Stefano Ambrosi? Ora secondo lei io sarei così stupido da uccidere una persona con il coltello della mia macelleria? Oppure lei, John Annucci, che oltre a rischiare di perdere il posto nello spaccio della droga è anche stato picchiato e umiliato in presenza di testimoni? Ma come avrei potuto ucciderlo dopo averlo minacciato in presenza dei testimoni? Mi sarei rovinato da solo. Ha ragione, Joe. Eva Andreoni, anche lei avrebbe avuto un buon motivo per uccidere Michele Falchetto. Lei stessa mi ha raccontato di averlo minacciato di morte, sempre per il fatto che l'ha schiaffeggiata ed umiliata nel negozio dove lavora. Ciò dimostra la mia buona fede. Se fossi stata io ad ucciderlo, non gli avrei certamente raccontato le storie. È vero, eh. Oppure lei, Bull, Andrea Poli, il bookmaker. A me, il mio assistente Gaspare, non ci è mai piaciuto. Potrebbe aver avuto dei validi motivi per ucciderlo. Questi soldi che gli doveva mettere Falchetto e non gliel'ha mai dati, anzi, lo prendeva anche in giro. Questo lo so per certo. Che mi dici? Io sono innocente. Resta sempre un tipo molto sospetto. No. Oppure Antonio Locascio. Ultimamente aveva avuto un litigio con Michele Falchetto, sicuramente per droga. Michele Falchetto minacciò in presenza di gente che avrebbe sconfessato tutti i suoi traffici alla polizia. La droga, d'altra parte, sanno tutti che è una delle sue principali attività. Questo lei lo può provare. Io non ho niente a che fare con i traffici di coca. Che trovo mio avvocato, poi vedremo che ragione. Lei non può neanche accusare qua di fronte a tutti questi stimoli di certe cose che io non ho fatto. Ha detto bene Antonio Locascio, io non ho nessun indizio contro di lei, non ho nessuna prova concreta. Ma già il fatto che lei ha parlato di coca invece che droga, io avevo soltanto parlato genericamente di droga. Mi lascia presumere che i sospetti che ho abbiano un fondamento concreto. Comunque per ora lasciamo perdere questa storia. L'importante è per il momento riuscire a scoprire chi è che ha ucciso Michele Falchetto. Su quell'altra faccenda torneremo in un secondo tempo. Poi abbiamo qui il nostro Enzo Vanni con la sua fidanzata Carla. Anche Enzo avrebbe avuto un motivo validissimo per uccidere Michele Falchetto. La sua donna che viene violentata per tutta la notte, poi lui stesso che viene picchiato. Poi anche un altro fatto, io quando venni nel night dei qui presenti boss del Tropics, lei scappò con la scusa che sentiva male, questo mi ha sempre fatto sospettare qualcosa. Lei sa che vado a violenza, non potrei mai essere stato io a uccidere Michele Falchetto. E poi l'altra sera quando sono andato via è perché mi sentivo veramente male. Poi Gaspari ci sono i due proprietari del nightclub Tropics, Alex Pirelli e Guido Mantina. Quella persona che tu sai mi ha riferito che il night è soltanto una copertura per la loro vera attività. La loro vera attività in effetti è quello dello spaccio di droga. Ora sicuramente non ho delle prove concrete per accusare, comunque ti mettiamo a conoscenza di questo fatto. Quindi Michele Falchetto cerca di entrare alle loro dipendenze nello spaccio di stupefacenti e loro vengono a sapere che Michele Falchetto lavorava per Antonio Locascio, senza sapere in effetti che Antonio Locascio e Michele Falchetto ultimamente avevano avuto dei contrasti e quindi Michele non era più alle sue dipendenze. Quindi Michele Falchetto in effetti agiva in buona fede. Loro invece hanno pensato che li volesse fregare, volesse fare il doppio gioco e avrebbero potuto avere un buon motivo per uccidere. Senta commissario, lei ha detto bene, non ha nessuna prova contro di noi. Si calmi. Noi parleremo solo in presenza del nostro avvocato, va bene? Se quella persona ci ha detto il vero, per loro non ci sono avvocati che tengano. Sono nella merda. Oh, ragazzi, queste parole, sto fingendo. Che figura si fa?
Comunque arriviamo alle conclusioni. La persona che ha ucciso Michele Falchetto sicuramente era conosciuta da lui, in quanto non abbiamo rinvenuto segni di lotta. Quindi questa persona probabilmente aveva un appuntamento col Falchetto e doveva aver ucciso a tradimento. Comunque l'omicidio di Michele Falchetto non è tra queste persone che abbiamo chiamato qui, che abbiamo interpellato in questo momento. Non è vero, Sonia Ambrogio? Ma che cosa sta insinuando? Lei vuole scherzare? Ebbene sì, Sonia Ambrogio. Non lo può negare, è stata lei ad aver ucciso Michele Falchetto. Ma commissario, stiamo cadendo nel ridicolo. Prima ci ha convocato tutti qui accusandoci tutti. E poi ora sta accusando mia sorella con la mia lettera. Ma Sonia, ma cosa stai facendo? Ma commissario, ho ucciso io. No. Ma cosa stai dicendo? No, non è vero, commissario. Ha detto la verità. Stefano, lo so che sei sorpreso di me in questo momento, ma io non me lo posso mettere, mi ha deluso. Dovete capirmi. È stata una cosa sconvolgente per me. Non lo voglio dimenticare. Qui ha confessato apertamente di aver ucciso quindi Michele Falchetto. Poi accompagnata in cella, Gaspare, penso che la signorina, visto che è incensurata, che è molto giovane, insomma, forse riuscirà a scappare dal gasto. Bene, signorina. Comunque, signorina, ormai dato che ci siamo, voglio finire di raccontare come abbiamo scoperto, come siamo arrivati a lei. Michele Falchetto, quando l'abbiamo trovata al suolo, aveva segnato sulla spiaggia con un segno. Inizialmente pensavamo fosse l'iniziale del suo assassino, l'iniziale di un nome. In effetti invece voleva indicare soltanto una barca, la barca che era vicino a lui. L'ultima cosa che ha visto prima di morire è stato il nome della barca. Il nome della barca era Sonia.